stato rinviato l'appuntamento con la vittoria, in campo però si è visto un Pescara Gagliardo. Già prima sapevamo che era una partita difficile, se magari mi aveste chiesto prima se il pareggio andava bene ci avrei messo una firma prima della partita, perché è un campo difficile. Poi dopo, per come sarà messa la partita, è vero che erano in 9, però c'era anche ancora poco tempo, non c'era tantissimo tempo. Siamo stati bravi a pareggiarla, perché sono ancora più difficili, perché anche se sono in 9 però si chiudono tutti là dietro e quindi era ancora più difficile, però siamo stati bravi a pareggiarla. Ora però dobbiamo cercare la vittoria, perché ci manca, la vogliamo, però bisogna stare sereni, perché la Serie A è un campionato lungo e servono punti. L'importante, anche quando non puoi vincere, l'importante è non perdere. Siamo anche stati sfortunati, perché certe partite che magari meritavamo di vincere, e poi oltre a questo anche perché secondo me abbiamo incontrato finora ottime squadre. E come ho detto, quando non si può vincere è importante non perdere e fare punti, perché poi questi punti qua, anche il punto col Torino, che magari per tanti era più una sconfitta, però un pareggio, anche un punto, magari poi con una vittoria la prossima, magari esalterebbe anche il punto col Torino. In qualche partita magari sì, non sono stato al massimo della forma, però penso sia normale. Ora l'importante non è Memusciai o altri nomi, l'importante è che magari che arrivi una vittoria e i punti per raggiungere un obiettivo che è difficile, che è la salvezza, che però è alla nostra portata. Non possiamo non chiederti qualcosa sul tuo connazionale Manai, 133 minuti giocati, 2 gol, è un giocatore che sta facendo bene, tu lo conosci tra l'altro, giocatore che può migliorare ancora tanto perché è giovanissimo. Sicuramente, ha l'età dalla sua parte, cioè è ancora giovane, ha dimostrato non solo nelle partite magari di campionato, anche nel precampionato ha dimostrato che è un ottimo giocatore, e sta solo a lui migliorare ancora di più, perché ha le potenzialità per affermarsi e diventare un grande. Come si può inquadrare questa partita di sabato con il Chievo Verona, che è un po' una delle sorprese di questo inizio di campionato, squadra che sta facendo molto bene e che là in alto in classifica, anche se solo dopo 6 giornate? Ma il Chievo ogni anno lo danno per retrocesso, ogni anno, e ogni anno dimostra che dietro a una squadra c'è un'organizzazione della società che ogni anno non sbaglia niente. Anche quest'anno, in questo inizio di campionato, hanno dimostrato che stanno facendo la grande. Però è una partita importantissima, che dovremo cercare, come abbiamo fatto anche con le altre, di vincerla.